Guardi, credo che se siamo il primo partito in Italia perché ci interessano i fatti più delle retroscene. A proposito di fatti, mi permetta di fare due commenti su due interventi che mi hanno preceduto, visto che lei mi aveva cortesemente accordato un diritto di replica di cui Certo. approfitto molto rapidamente. E intanto va valorizzato nell'intervento dell'imprenditrice, molto apprezzabile, della dottoressa Montinaro, il fatto di aver messo in evidenza come ci sia una grande complicazione nell'erogazione di questi fondi, il che ovviamente urta contro il pio desiderio di semplificare la burocrazia, perché in realtà sappiamo tutti che la stiamo complicando in questa fase. Ci può essere un po' di confusione dovuta all'emergenza, anche molta confusione dovuta all'emergenza, ma il dato oggettivo, rivelato peraltro da tutte le associazioni di professionisti, è questo. E la confusione è tale e tanta che, per esempio, ho sentito parlare di 25.000 euro dati ai professionisti dallo Stato, ma non è così. I 25.000 euro, i 30.000 euro erano i prestiti Mi taglia garantiti, l'audio. era la famosa potenza di Successo. fuoco da 400 miliardi, il famoso atto di amore che le banche avrebbero dovuto fare prestando loro 400 miliardi che lo Stato garantiva. Ora, di questi 400 miliardi sappiamo che ne sono stati poi effettivamente prestati dalle banche 100, ma il totale dei crediti erogati dal sistema bancario è aumentato di 43. Significa che 57 miliardi di prestiti sono andati a sostituire prestiti con garanzia statale, con prestiti con garanzia statale dei vecchi prestiti. Fondamentalmente, finora l'atto d'amore è stato un colossale salvabanche. Per carità, le banche vanno tutelate, ma all'economia reale è arrivato molto poco. Ai professionisti ricordo che sono arrivate 2 volte 600 euro a chi sono arrivati e poi ancora 2 volte 1.000 euro, che sommati non fanno 25.000 ed era un indennizzo e non un prestito. Quanto al tema che era stato sollevato prima dell'accentramento, che anche il dottor Tito valorizzava negativamente, d'accordo, però scusate, prima il dottor Tito che ci ha fatto un'interessante disquisizione su come il non fare lo scontrino porti il debito pubblico al 160% del PIL e quindi il barista deve fallire per punizione. Io insomma suppongo che da Beh, no, oggi non ho detto molti baristi esattamente non compreranno questo, più però, Repubblica. Però però ecco, non però, attribuisca scusi, a cosa no, non ho adesso è detto. lei che non Sì, interrompe me, però anche perché quello che velocissimo, ha detto poi Bagnai, lo perché si io le ho fatto una riascolta. domanda su Sì, Draghi, prego, velocissimo adesso perché le rispondo, dobbiamo andare in pubblicità. e le rispondo immediatamente su Draghi. Draghi era quello del pilota automatico, era quello dell'austerità, è quello che ha sostenuto quella corrente ideologica che voleva abbattere il debito pubblico, non ci è riuscita perché il Ma debito siamo in un pubblico è altro arrivato da 100 mondo. dove era a 130 e adesso non ci sono i medici nelle scuole e non ci sono i funzionari nei ministeri, perché io sono anch'io del parere che Conte sia un accentratore e abbia degli atteggiamenti discutibili sotto il profilo della democrazia, ma è anche vero che certe strutture sono state smantellate in nome dell'abbattimento del debito pubblico. Forse dovevamo porci un problema di crescita. Questo è il vero tema che ci saremmo Questo lo dovuti dico, su porre, questo siete mentre tutti d'accordo sul fatto della crescita, mi pare che lo ora dicano siamo sempre tutti tutti, il d'accordo. Nel come, su 2011 come era no, d'accordo solo la su Lega, come no, questo va anche Nardella, ricordato. questo, Nardella velocissimo, questo nome di Draghi Beh, e lo...